Sì. Questa mattina c'è una riunione per discutere di tariffe dell'acqua. Qual è la vostra posizione? La revisione delle tariffe dell'acqua. Per la prima volta, intanto buongiorno a te e a chi ci segue. Per la prima volta dopo tanti anni si sta riponendo la questione, o meglio si sta ponendo la questione del costo dell'acqua in provincia di Enna. Il costo esoso in bolletta che diventa un salasso per i cittadini, particolarmente per i cittadini del territorio della provincia di Enna. Abbiamo posto con i sindaci della provincia la questione, e devo dire che il comune di Piazza Arminia è sicuramente stato attivo, per non dire probabilmente fautore, di queste iniziative, proprio perché ci rendiamo conto di un disagio che attanaglia veramente la popolazione. Quindi oggi dobbiamo capire perché si è arrivato a ciò e come affrontare e come risolvere il problema e quindi arrivare all'abbattimento dei costi. Oggi ci sarà un'assemblea molto importante e proporremo, il Comune di Piazza Arminia in realtà ha già avanzato delle proposte e continuerà a farle. Riteniamo che la questione sia di due ordini: il rapporto con il gestore Acqua Enna per quelle questioni che Acqua Enna può risolvere, noi riteniamo, ma anche un questione di natura, diciamo, politica, quindi impegnando, e io sono realmente convinto che ci sia tutta la buona volontà da parte di questo governo regionale a poter aiutare il territorio di Enna a risolvere questo problema. Benissimo, parliamo un attimo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, una seconda ondata che stranamente ci ha colto tutti un po' impreparati, nonostante, diciamo, avessimo già fatto qualche anticorpo durante la fase del cosiddetto lockdown. Come sta andando a Piazza Armerina? Piazza, siamo in una fase di calo rispetto ai numeri alti che abbiamo raggiunto. Noi qua abbiamo superato l'1% di proporzione tra tra numero di contagiati e il numero della popolazione stesso. Ciò ha imposto l'adozione di importanti provvedimenti, abbiamo chiuso le scuole. Devo dire che con i sindaci abbiamo effettuato delle azioni vere e proprie congiunte, perché ci siamo posti un problema. Considerate che la provincia di Enna è la terza provincia in Sicilia per numero di contagi, e quindi dei provvedimenti più stringenti erano sicuramente necessari. Adesso siamo in una fase di calo, ma ci sono sempre i contagi al giorno. E quindi lo stato di allerta è massimo. Ma sono stati necessari dei provvedimenti, delle ordinanze anche qui? Io ho effettuato le ordinanze in cui in parte ho ribadito ciò che veniva indicato chiaramente dai DPCM, ma in realtà abbiamo specificato per esempio l'ingresso all'interno dei supermercati, diciamo contingentato una persona alla volta, e abbiamo anche, con la collaborazione della Chiesa, della Diocesi, ecco, dato delle indicazioni, più che altro ricordato di attenersi a quelle che sono le prescrizioni previste dal DPCM. Purtroppo uno dei fenomeni che abbiamo riscontrato è il contagio che avveniva in determinate circostanze all'interno dei nuclei familiari, guarda caso che purtroppo nuclei familiari riuniti per determinate situazioni, molto spesso funerali e non solo. E per concludere, se vuole lanciare un appello alle famiglie, alle persone, insomma, per attenersi alle prescrizioni e comunque essere quanto più prudenti possibile per questa fase natalizia. Assolutamente sì, noi abbiamo, ecco, il dovere e la responsabilità, nel senso che la responsabilità è stato l'elemento che ci ha fatto superare anche in provincia di Enna egregiamente la prima ondata. E oggi è chiaro che il tempo, paradossalmente, nonostante stiamo parlando di qualche mese fa, purtroppo oggi per esigenze di più ampia natura, è chiaro che dobbiamo fare i conti con questa realtà, dobbiamo convivere con un fenomeno, ma dobbiamo attuare responsabilità attraverso l'utilizzo certamente delle mascherine, il distanziamento che è fondamentale, l'igienizzazione. Sembrano delle regole banali, ma che possono realmente fare la differenza. Una raccomandazione per il periodo natalizio sicuramente è quello di stare veramente attenti, soprattutto nel momento in cui ci si riunirà in famiglia. È quello il momento più bello del Natale, ma paradossalmente quest'anno rischia di diventare il momento più pericoloso.